Si ferma a tre la striscia di risultati utili consecutivi della Russo Calcio, piegata da una cicatena cinico, concreto e aiutato anche da un pizzico di fortuna. Nel pantano dello stadio Luigi Averna di Torre Archirafi, i ripostesi di mister Musumeci mettono in campo una prestazione grintosa e gagliarda, che però non basta per avere la meglio sugli ospiti. La rete dello 0-1 viene siglata da Catania al 36esimo, col calciatore biancorosso che è stato bravo a sfruttare un cross dalla destra battendo Cisterna con un gran colpo di testa. La reazione della Russo non si fa attendere. Sciuto e Dumitrascu si rendono pericolosi, ma la difesa ospite riesce sempre a salvarsi. Nella ripresa i padroni di casa spingono ancora e si rendono pericolosi prima con Malaponti, poi ancora con Dumitrascu, col suo diagonale che non termina in rete solo per le pessime condizioni del terreno di gioco, con una pozzanghera che ferma beffardamente la traiettoria della sfera. Belfiore chiama gli straordinari l'estremo difensore avversario, ma la porta ospite resta stregata. Tensioni nel finale di gara, con la Cicatena bravo a stringere i denti e portare a casa una vittoria che conferma i biancorossi al quarto posto in classifica.